Nelle viscere della costa Concordia, prima del viaggio finale, il centro carabinieri subacquei di Genova ha diffuso immagini delle immersioni all'interno della nave naufragata all'isola del Giglio il 13 gennaio 2012. I morti furono 32. Il video ha fatto il giro del mondo, mentre il tribunale di Grosseto ha disposto il dissequestro del relitto, che potrà ora essere rimorchiato e trasportato per la demolizione in un viaggio di 4 giorni verso Genova, scelta tra le polemiche. Una pattumiera galleggiante, ha definito Greenpeace la Concordia, sottolineando i rischi di contaminazione durante il trasporto. L'operazione, che costerà 1,1 miliardi di euro, dovrebbe iniziare a metà luglio e concludersi entro fine mese. Il processo, che vede imputato con le accuse di omicidio colposo e abbandono della nave l'ex comandante Francesco Schettino, riprenderà invece il 22 e 23 settembre.